È la prima volta nella storia dell'umanità che tante risorse, tante energie vengono coinvolte per mettere a punto un vaccino. Vediamo quali sono state le tappe per realizzarlo. Il primo passo è stato identificare la malattia. Ciò è avvenuto in Cina nel dicembre del 2019. Dopodiché il virus è stato isolato ed è stato sequenziato, ovvero sia è stata messa a conoscenza di tutta la comunità scientifica la sequenza dei geni dell'RNA virale. Sebbene non fossero disponibili i vaccini contro i coronavirus umani, c'erano già molte conoscenze scientifiche relative a coronavirus sia umani che animali. Ciò ha permesso di mettere a punto delle piattaforme tecnologiche che sono poi servite a contribuire allo sviluppo di diversi candidati vaccini. Sono state utilizzate diverse tecniche per lo sviluppo dei vaccini. La più classica è quella che utilizza un virus inattivato o un virus attenuato. Un'altra strada è quella di utilizzare non tutto il virus, ma solo una proteina, in questo caso la proteina dello spike, che funge da antigene, ovvero sia evoca la produzione degli anticorpi da parte dell'organismo. Naturalmente si combina questa proteina con un adiuvante per rafforzare la risposta immune. Un'altra tecnologia più moderna consiste nell'utilizzare un virus, in questo caso per esempio un adenovirus, che non replica, non è dannoso per l'organismo, ma che contiene l'informazione genetica, una porzione di DNA che serve a produrre la proteina dello spike. Una nuova tecnologia consiste nell'utilizzare un pezzettino di RNA messaggero del coronavirus in modo tale da far produrre alla cellula, come se fosse un libretto per le istruzioni, la proteina dello spike contro la quale si formano gli anticorpi. Tutte queste tecnologie permettono di produrre dei vaccini che hanno un unico scopo, quello di determinare una risposta immune, ovvero sia stimolare la risposta anticorpale o cellulomediata, il cui ultimo fine è bloccare la malattia. Una volta individuata la tecnica, la ricerca si incentra sulla formulazione chimica del vaccino stesso per garantire la stabilità nella fase di distribuzione e soprattutto per assicurare l'assoluta sicurezza e il massimo di efficacia. Per lo sviluppo di un vaccino si passa prima attraverso una fase di sperimentazione in vitro e di modelli animali per valutare la sua sicurezza e soprattutto il meccanismo d'azione del vaccino stesso. La sperimentazione umana passa attraverso tre fasi su un numero sempre crescente di volontari. La fase 1 e la fase 2 servono soprattutto a valutare la sicurezza e la risposta immune al vaccino stesso. La fase 3, che utilizza un gruppo di persone vaccinate e un gruppo di controllo, serve a valutarne l'efficacia. Per essere distribuito, un vaccino deve avere l'autorizzazione da parte di agenzie regolatorie indipendenti, che valutano se gli studi sono stati condotti in maniera appropriata e se il vaccino è davvero sicuro ed efficace. Una volta che un vaccino viene distribuito e somministrato, continua comunque il monitoraggio della sua efficacia e sicurezza. Per questo tutti i vaccini sono efficaci e sicuri.